Il prossimo. Ho pagato tutto. È tutto quello che ho. Tutti i tributi devono essere completamente pagati. Scusatemi, non posso. Voglio denaro, non questa tutto gallina. Voglio il denaro. Non hai sentito? Scusa. Paga. Siamo tutti giudei. Come possono accettare di fare questo? La nostra gente che lavora per Roma. Questo mi ripugna. Traditori, allontaniamoci. Sono feti da feccia. Dovresti tenerti a distanza. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che presumevano di essere giusti. Salirono al tempio e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «Oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana e pago le decime di quanto possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato.